ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi voglio filmare questo Get Ready With Me con voi. Voglio fare un trucco pazzo, tutto colorato. E nel frattempo voglio anche chiacchierare con voi e parlare del mio trasferimento in Olanda. Perché da quando vi ho annunciato appunto che mi trasferirò nuovamente nei Paesi Bassi in Olanda, ho ricevuto un sacco di messaggi, un sacco di commenti, un sacco di domande. Quindi approfitterò anche per parlare di questo oggi. Come avete visto, sono molto molto emozionata, elettrizzata per questo nuovo capitolo della mia vita che farà sì che appunto la mia vita cambi completamente, ma sono felicissima, felicissima e non vedo l'ora. Ma appunto adesso parleremo di tutto. Allora, iniziamo con il solito cerchietto con le orecchiette da gatto, ragazzi, perché non posso sporcarmi i capelli appena lavati, ok? Se si vedono le extension non fateci caso. Iniziamo con il primer. Oggi uso il matte primer di Rimmel London. È la prima volta che utilizzo questo prodotto e oggi useremo sia il primer che il fondotinta di questa linea e vedremo come mi sono appena arrivati questi prodotti e sono opacizzanti, quindi dovrebbero essere adatti alla mia tipologia di pelle. Se già li avete provati, fatemi sapere come sono. Fondotinta, quello che usiamo è appunto il Lasting Matte di Rimmel London, sempre della stessa linea. E spero che il colore sia giusto per me. Questo è il numero 100 Ivory, che era il più chiaro che mi è arrivato, quindi se non va bene questo siamo fregati, ma dovrebbe andare. A vederlo così come colore dovrebbe andare, comunque come texture è molto cremoso, quasi una mousse. Mi aspettavo fosse più liquido, invece sì, è decisamente più, mi ricorda più la consistenza delle mousse. E vediamo com'è sulla pelle. Ha un profumo un pochino strano, vi devo dire. Il primer non era male, ma il fondotinta ha un profumo strano, che non vuol dire, ma vediamo. Beh, per essere full coverage devo dire che effettivamente è molto coprente. E anche il colore mi sembra giusto. Che cosa ne dite, ragazzi? Non vedo stacco tra viso e collo, quindi non è male, non è male. Forse per la prima volta abbiamo azzeccato un colore nei Get Ready With Me, ok? Per adesso questo fondotinta non mi sembra niente niente male, ragazzi. Devo dire che copre molto molto bene. Andiamo ad applicare il correttore. Anche questo è della linea Lasting Matte. Oggi proviamo proprio tutto il set per la base appunto di Rimmel London. Anche il correttore naturalmente nella nuance più chiara, ma sono sicura che non avevate dubbi. Comunque volevo appunto iniziare un po' a rispondere alle vostre domande. Allora, la prima cosa volevo dirvi, perché ho ricevuto un sacco di commenti di incoraggiamento e super super positivi appunto dopo che vi ho annunciato che mi trasferirò nuovamente in Olanda. Sono molto felice che l'abbiate presa così positivamente, che siate anche voi felici per me. E sono felice perché poi voi mi accompagnerete in tutto, quindi è molto molto importante per me che siate contenti di questa nuova avventura. Naturalmente, come vi ho detto, perché mi avete chiesto, ma Nicole, ci porterai con te nel trasloco? Intanto sto applicando la cipria di Givenchy, la polvere, la cipria traslucida per fissare il fondotinta e il correttore. E assolutamente sì, ho intenzione di portarvi con me durante il trasloco. Posso naturalmente farvi sapere come funziona se siete interessati appunto a un trasloco del genere, ma soprattutto sono molto fiera, cioè sì, sono molto fiera ed orgogliosa. Penso di poterlo dire senza mancare di poca umiltà, non lo so, ma penso di poterlo dire che sono molto orgogliosa di me stessa per aver preso una decisione così importante da sola, perché è forse la prima volta nella mia vita che prendo veramente una decisione solo per me stessa, con me stessa, e quindi sono molto fiera di ciò, molto contenta. Da una parte naturalmente un trasloco, dall'altra parte dell'Europa un pochino spaventa, perché insomma naturalmente trasferirmi da sola, però come sapete, vabbè, molte mi hanno scritto anche. Nel frattempo andiamo ad applicare questo duo Diego Della Palma, c'è il blush e la terra e si chiama Bon Min Duo Skin Perfector. Questo blush è un pochino troppo forte, quindi dobbiamo stare molto attenti, ma la terra invece sembra parecchio chiara. In molte mi avete scritto, Nicole, come fai a trovare il coraggio per fare un passo del genere da sola?
Nicole, come fai? Io mi faccio bloccare sempre dalla paura, eccetera, eccetera. Allora, vi ringrazio perché per me è un grosso complimento, perché anch'io mi faccio, ho le mie paure e mi faccio bloccare dalla paura, e anch'io ho mille ripensamenti. Mi conoscete, quindi sapete come sono fatta, ecco, però sono anche una persona molto positiva, quindi più che altro sapete cos'è? Il fatto di averci già vissuto in quel paese, avere amici lì, conoscere bene o male la lingua, perché l'olandese lo capisco, e anche se rispondo sempre in inglese, ma lo capisco l'olandese, è una cosa che sicuramente ti aiuta, perché comunque io mi sento a casa lì, non arrivo spaesata, e non lo so, più che altro penso sia molto il fatto di conoscere comunque, vabbè, a parte il fatto dell'olandese, comunque questa è anche una domanda che mi viene fatta spesso, sto cercando di mettere poco blush, poco alla volta, perché non voglio sembrare un clown. E penso che sia più che altro il fatto, ah no, volevo dirvi della lingua, sì, la lingua è l'olandese, e naturalmente questa è la loro lingua ufficiale, ecco, della loro nazione, però tutti parlano un inglese perfetto. Ci siamo, ditemi che non è esagerato, vi prego. Adesso andiamo all'illuminante, nel frattempo parlo e mi trucco, ok? Facciamo un makeup tutorial barra chiacchiere. Vado a prendere l'illuminante di questa palette Cosmos di Wycon Cosmetics, è l'illuminante che andiamo a prendere, questo è il più chiaro rosato. Quindi il fatto che io comunque ci ho già vissuto, ho amici lì, il fatto di conoscere comunque già bene le città, il fatto di parlare la lingua più che altro, e poi naturalmente, ragazzi, avere una stabilità economica, perché il mio lavoro lo posso fare da qualsiasi posto nel mondo, l'importante è che ci sia internet, quindi per me naturalmente più semplice per me, quindi posso capire qualcuno che non ha un lavoro, che può fare da casa e se lo deve trovare da zero in Olanda o in qualsiasi altro paese, qualsiasi altro paese, non è esattamente la stessa cosa. Non è esattamente la stessa cosa che faccio io, perché io andando lì ho comunque già il mio lavoro, quindi è molto molto più semplice per me. Per questo appunto vi capisco se mi dite, Nicole, ma io ho paura di fare un passo così grande, eccetera, vi capisco. Naturalmente dipende un po' da situazione a situazione. C'è da dire comunque che arco di Cupido, senza andare troppo verso l'esterno, ragazzi, altrimenti veramente sembra che sono sudata. Ok, poi passiamo finalmente agli ombretti. Vado prima ad applicare, se la trovo, c'era da qualche parte, ah ok, la Shadow Insurance di Too Faced come primer. Poi prendo una base bianca, questa è la NYX Eyeshadow Base ed è appunto bianca, la useremo per far risaltare meglio i colori che andremo a stendere sulla palpebra, quindi la metto proprio solo sulla palpebra mobile, poi la sfumo verso l'alto. Oggi avevo proprio voglia, ragazzi, di un make up colorato, allegro, festivo, primaverile, insomma ci vuole un po' di allegria e un po' di colore veramente in queste giornate. Altra cosa, mi avete chiesto come funziona in Olanda appunto il trasferimento, eccetera, essendo un paese europeo, forse questa è un'altra cosa che so già come funziona, per questo non mi spaventa, a parte che lì la burocrazia funziona tutto molto molto bene, e il processo di trasferimento, se arrivate da un paese dell'Unione Europea, appunto quindi comunitario, è in realtà molto molto semplice. Per quanto riguarda il sistema sanitario, c'è l'assicurazione medica lì, quindi è un po' diverso rispetto a noi. Sto guardando, sono sfumato bene la terra, ma mi sembra di sì. È un po' diverso rispetto a noi, c'è l'assicurazione sanitaria. E adesso andiamo a prendere la Mini Breaker, la palette di Jeffree Star. Ecco, vi dicevo appunto che voglio un tutorial super colorato, non scherzavo. Vado a prendere questo Double Scoop, questo arancio, questo color senape. Quindi sì, forse non mi spaventa tantissimo il trasferimento per quanto riguarda anche appunto la questione di documenti, eccetera, perché in realtà è molto molto semplice. Con questo colore salgo abbastanza in alto, in modo che poi si veda quando andiamo a stendere altri colori. Poi vado a prendere l'arancio,
Orange Crush, questo bellissimo arancio neon con dei glitterini dorati, e lo stendo sotto al colore che abbiamo appena steso adesso. Voglio ringraziarvi tra l'altro anche per i tantissimi consigli che mi avete dato riguardo le case. La prima era inizialmente la mia prima scelta, e anche per il fatto che è ammobiliata, quindi io avendo già una casa piena di mobili qui, volevo evitare di ricomprarli completamente, appunto, perché una casa così grande, insomma, ci metti un po' ad ammobiliarla, e in realtà la prima casa è ammobiliata, la seconda no, quindi è per questo che ero un po' più propensa verso la prima, perché è appunto già ammobiliata e non devo ricomprare tutto quanto, anche se naturalmente andrei a ricomprare cose tipo, non lo so, il materasso, eccetera, però per dire sala da pranzo, tavoli, sedie, divani, TV, cioè dovrei andare a ricomprare tutto, quindi la mia scelta è più verso la prima casa, mentre la seconda mi piace di più come disposizione, come grandezza, perché è un pochino più grande, però appunto non è ammobiliato e dovrei andare a ricomprare tutto quanto, che non sarebbe neanche un grosso problema, perché la seconda casa ha la cabina armadio, quindi se riesco, cioè se la cabina armadio è già perfetta, eccetera, posso naturalmente, per dire, pensare di comprare tutti i mobili, ma almeno la cabina armadio perfetta, mentre nell'altra casa dovrei comunque comprare e bene o male risistemare la cabina armadio, quindi devo un attimino vedere, però avete ragione, la seconda è sistemata un attimino meglio e le stanze sono un pochino più grandi, quindi se non sapete di cosa sto parlando andate a vedere l'ultimo mio video, il vlog, vi faccio vedere due case che sto guardando in Olanda, ho già preso contatti con entrambe, quindi è una cosa molto molto seria. Poi sulla palpebra mobile vado ad applicare bubblegum. Sì, bubblegum, questo bellissimo fucsia, sembra un po' più chiaro in videocamera, in realtà è un bel fucsia pieno. Nel frattempo volevo dirvi che ho anche già trovato la ditta di trasporti per il trasloco, mi avete chiesto in molti, come farai con il trasloco? Ragazzi, ci sono delle ditte appunto di trasporti che fanno questo servizio, naturalmente ti portano tutto quanto ovviamente da una parte all'altra, quindi quello lo affiderò appunto ad una ditta probabilmente slovena, olandese, non lo so, devo vedere, perché essendo vicino al confine qui mi conviene una ditta slovena. Poi mi avete chiesto in tantissimi se ho delle tempistiche per quanto riguarda il trasloco. Ragazzi, ovviamente non si possono avere delle tempistiche precise, non posso sapere precisamente. Entrambe le case però sono libere dal 1° aprile, quindi anche se io non potrò naturalmente esserci lì il 1° di aprile, quello che sto pensando è di comunque farmi mettere da parte e prendere una delle due, e poi appunto avere già il punto di riferimento, in modo che poi quando posso organizzare il trasloco vado direttamente e ho già a casa mia, anche se magari rimane vuota per un mese, due, tre settimane, non ha importanza, appunto penso di bloccarla e poi appunto trasferirmi non appena posso. Ora vado a prendere questo bellissimo viola opaco che si chiama Purple Punch e andiamo ad applicarlo soltanto sull'esterno e l'interno della nostra palpebra mobile. Adesso prendo Slice, questo bellissimo color oro con un sacco di glitterini, e vado ad applicarlo, vado a picchiettarlo soltanto al centro della mia palpebra, così diamo un tocco di luce al nostro trucco, che ormai come colori mi sembra molto un tramonto. Che cosa ne dite voi? Non sono abituata a fare trucchi così colorati e pigmentati, ma vi devo dire che mi sta piacendo un sacco, quindi non escludo di ributtarmici anche in questi make up un pochino più strong. Che cosa ne dite voi? Lo stesso viola andiamo ad utilizzarlo anche lungo le ciglia inferiori. Poi prendo un po' del bubblegum ancora e lo stendo un pochino sotto, lo sfumiamo con il viola. Adesso pennello pulito e vado a sfumare il tutto, anche se questo in realtà è un pennello per correttore, ma io mi ci trovo molto molto bene anche per sfumare. Che cosa ci devo fare, ragazzi? Adesso eyeliner, stendo il Wonder Ink, sempre di Rimmel London, sto usando un sacco di prodotti di questo brand, ma è un caso totale, e vado a stendere la mia linea di eyeliner bella sottile, e poi come al solito allunghiamo la codina.
Mascara, vado ad usare il Precious Curl di Flormar. Non dimentichiamoci la matita, uso quella di Fenty Beauty, non so il nome. Eye Pencil, Longwear Pencil Eyeliner, ok. Stendo sia nella rima interna superiore che su quella inferiore. Ok, se non mi lacrimano gli occhi quando stendo la matita, non sono io. Ok, adesso sopracciglia. Volevo menzionare anche che, se vi ricordate, vi parlavo di un viaggio imminente che dovevo fare, che naturalmente è stato spostato, ragazzi. Però è solo spostato, quindi presto, presto vedrete di che cosa si tratta. Sono super emozionata, ma bisognerà aspettare un po', quindi non sarà prestissimissimo, ma ci sarà e sarà una meraviglia, quindi. Non vi ho detto che matita sto utilizzando, è sempre quella di Diego Dalla Palma, la numero 114. Arriviamo al rossetto, ragazzi, oggi voglio utilizzare questo di Mesauda, sono i nuovi Extreme Velvet, che io pensavo fossero gli Extreme Matte, le nuove colorazioni, invece no, sono proprio dei nuovi rossetti, sono gli Extreme Velvet, quindi è una formula sempre opaca, però nuova rispetto ai vecchi colori matte. E questo è un bellissimo color carne. E voilà, ragazzi, questo è il nostro look completo. Questo è tutto per il video di oggi, spero tanto che vi sia piaciuto, scrivetemi come al solito tutto sotto nei commenti perché li leggo sempre tutti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella qua sotto, mettete like a questo video se vi è piaciuto, mi raccomando, noi ci vediamo lunedì con un nuovo video, venite qua che vi abbraccio forte, 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 bacio, a lunedì, ciao!